Ciao a tutti ragazzi, questo è un video un po' speciale perché farò una specie di review di questa macchinina piccola ma potente. Dopo vi spiegherò perché ci sono questi due elastici. E si chiama Bachia Q32, come si può leggere dappertutto praticamente. È della HPI Racing. E se riesco, ecco, la cappotta, questa qui, si toglie con lo strap e dentro c'è la lucina che adesso accendo, ecco, la lucina. Che indica l'accensione della macchina. E poi c'è questo spoiler che è lì più che altro per bellezza, però vabbè. Qui abbiamo una molla per ammortizzare gli urti dell'asse posteriore. È abbastanza bella, non è male. Poi c'è il proportional steering che praticamente quando si gira questa ruota nel telecomando. Le ruote non è che girano come le macchine scarse, diciamo, che gira tutto di qua o tutto di là. Se tu giri metà qua, allora girerà anche lui metà qua e non tutto e tutto, bensì metà e metà. È questo, diciamo, il proportional steering. Dentro non l'ho mai smontata perché ho paura di smontarla. E visto che le altre che ho smontato poi si sono rotte, anche se non perché le ho smontate, però per scaramanzia non la voglio smontare. Adesso vi spiegherò perché ci sono questi elastici. Allora, il motivo è per questo anello che ho costruito io con dei fogli di plastica. Questi qui venivano dalla scatolina delle cuffie della Apple, uniti con lo scotch e con la colla a caldo, e qui c'è una tessera sanitaria che ho ritagliato, vecchia ovviamente perché se no non l'avrei ritagliata. Ho costruito delle specie di gancetti perché così si può aggrappare a questi elastici qui. Allora, adesso la metto su perché praticamente questo anello di plastica serve a non far restare così praticamente la macchina. Quando tu fai un salto, perché questa qui è fatta apposta per fare i salti, la macchina si può capottare. E quindi la striscia di plastica l'ho costruita. Ovviamente non è una mia idea perché è troppo intelligente per essere una mia idea, ma l'ho copiata da un'altra macchina simile a questa. È uno stratagemma, diciamo, per non alzarsi ogni volta e andare a rigirare la nostra macchina. Ecco. La cosa molto brutta che non mi è piaciuta di questa macchina è che tutti questi appiccichini, diciamo, dappertutto, qua, 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 li devi mettere tu. Ed è una bella fatica perché basta sbagliare un pochino che sei fregato. E come potrei vedere, io ho fatto un brutto lavoro e ci ho dovuto mettere dello scotch perché sennò si sarebbero levati. Poi questo qui si attacca con lo scotch che ha la colla da entrambe le parti e basta. I pneumatici sono fatti di un polistirolo, diciamo, speciale. È una gomma speciale che sembra polistirolo, però non è polistirolo. Fa molto grip sui terreni, su vari terreni e soprattutto su superfici lisce. Quindi se a casa avete il pavimento di marmo, questa qui è perfetta, perché ha abbastanza attrito sulle ruote e quindi va benissimo. Io l'ho fatto
delle rampe e dei ponti per questa, però non ve li faccio vedere adesso perché sennò il video durerebbe troppo. Utilizzando le rampe e i ponti che ho costruito, l'ho fatta andare sul letto e sul letto ho scoperto, che è una cosa abbastanza ovvia, però non si sa mai, ho scoperto che ha moltissima aderenza. Quindi se dai massimo motore, praticamente la macchina impenna. Ed è molto molto divertente giocarci. Bene, ragazzi, questo video finisce qua e al prossimo video. Ciao ciao!